Quasi 3.000 i manifestanti scesi in piazza questa mattina a Treviso che hanno partecipato all'agitazione indetta da CGIL e Cobas. Il folto corteo è partito intorno alle 8.45 dalla stazione ferroviaria e si è diretto in Piazza dei Signori. Al comizio conclusivo gli interventi dei rappresentanti delle diverse categorie che hanno aderito allo sciopero, lavoratori, pensionati, studenti. Infine le parole del giovane segretario della CGIL Treviso. Noi vogliamo un cambio di rotta, bisogna investire nel futuro del paese. Questo vuol dire politica industriale seria per creare posti di lavoro, ma anche una riforma fiscale che ridia ai lavoratori quello che in questo periodo è stato tolto con tanto sacrificio. O capiamo che ritornando a dare reddito ai lavoratori, agli operai, alle famiglie, rilanciamo l'economia, altrimenti il paese continua a impoverirsi ritornando all'interno della crisi. Oggi manifestazione europea di tutti i lavoratori è per chiedere anche all'Europa rispetto a questo un cambio di rotta. Siamo particolarmente contenti di essere stati in tanti oggi, proprio con al centro l'Europa. Lo sciopero indetto dal sindacato a livello nazionale si pone in linea con la giornata di mobilitazione indetta in tutta Europa, assenti invece CISL e UIL. Una manifestazione contro la crisi, i tagli previsti dalla politica di austerità e il potere delle banche. Molti gli slogan infatti anti-Draghi, Monti e Merkel. C'è anche la richiesta al governo di non abbandonare lavoratori in difficoltà, scuola pubblica e classi sociali più deboli. Presenti la rete degli studenti, il coordinamento studentesco, i precari e i vari sindacati CGIL, FICAMS, FILLEA, FILCEN, FIOM, Sunia, Sindacato Nazionale Inquilini, e SPI, Sindacato Pensionati. A Treviso ci sono 250.000 pensionati, il 70% ha pensioni nette sotto i 1.000 euro. Siamo qui perché vogliamo che ci sia l'adeguamento delle pensioni più basse al costo della vita, soldi per la non autosufficienza, dare maggiori tutele a tutte quelle pensioni basse. Manifestazione all'insegna del dialogo, ma non sono mancati alcuni atti vandalici da parte di frange estreme, attaccata in particolare la sede di Unicredit.